Ciao ragazzi. Ciao nonno. Ma sì, mettetevi comodi in poltrona e buttate il telecomando. Tanto sulle altre reti non c'è un cacchio da vedere. Su, non ti fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Bassagli la testa, bassagli la testa. Guarda la sua testa rotolare nella cesta. Libera la mente da ogni assurdo pregiudizio. E l'inizio sì, siamo proprio noi. Noi costretti a vivere nell'archivio di Lira TV. L'unica cosa che restando Lira non ha preso l'euro fregatura. Ma la fregatura l'abbiamo presa noi, perché ci è stato affidato un compito duro, se non una missione impossibile: rottamare la vecchia TV. Quella che non si vede più o quella che non avete mai visto, come questa. Tuttavia, riteniamo che appunto sia uno speciale che in qualche modo prova a raccontarvi, porca puttana, su nel telefonino. Beh, in televisione può capitare di tutto, non è una novità. Questa Cavese non è in vendita, sembrano. E per quanto riguarda invece l'Audax. La novità è che non si fuma più nei locali pubblici e nemmeno a casa, perché si ribellano mogli, figli, genitori, amanti, salutisti. Insomma, la novità è che non si fuma più. Grande invenzione quella di Sirchia. Complimenti. Eppure non abbiamo capito cosa abbiano fatto di male i fumatori. Quelli chiusi negli uffici e nei locali. Quelli che oggi sono poveri reclusi in attesa dell'ora d'aria. Quelli che fumano, anche quando non dovrebbero fumare. Benjamin. Benjamin, che mori qui, tu Benjamin. Tieni la possibilità, e ti fa una bella fumata. Se fumata la bomba, di sopra. Ma tu ti puoi stare là, ci stai un borgo bello. Ma sai come sono fumato bene? Tieni la possibilità di solo fumare. I suoi fumare là ci mettevano un quarto d'ora, 20 minuti, ma ci finisce la partita, se solo fumare. Ma sai quando tiene così, vitti, rosci rosci, la musica assi, rosci rosci su fumavo, chilo, tu in 2 secondi, beccia, borgo bene. Ah, ma non da borgo bene, ma di più da fumare. Il bello è che non si potrebbe fumare nemmeno allo stadio, perché anche lo stadio è un luogo pubblico. Stasera a luna, stanotte a luna, mi hai sbagliato pure la canzone. Ma te ne ti viene caro l'uomo stasera? Stai rullando su lì, come uscire? O stadia è in un luogo pubblico e sono d'accordo. Però è capito, quindi si può fumare. E poi povere che a Lecce c'è sta zemanda che si fuma 90 sigarette in 90 minuti più recupera e noi. Non ci potremmo fumare una sigaretta al 5 di luce. Hai capito? Non è una sigaretta. Questa è una sigaretta, la parola mi conta la vostra. A proposito, ma l'ha vista a Tommaso D'Angelo quando non si può fumare più un coppo o stadia come è domandato? Si è fatto nervoso. Io sono avvilito, sono incazzato, sono infuriato perché stiamo rivedendo, noi stiamo rischiando di andare in Serie C, qui non si fa nulla, si continua a chiacchierare, abbiamo preso il gol, diceva giustamente bene il professor Zazzano, abbiamo preso il gol come l'abbiamo preso col Messina. Scusate, ma i giocatori chi li mette in campo? Se noi abbiamo Perna, che è un'ira di Dio, voglio dire, è un'ira di Dio questo Perna, ma io voglio sapere perché questo Perna continua a giocare titolare nella Salernitana. Io vorrei essere dato una spiegazione perché Perna continua a giocare, prendiamo gli stessi gol, ce li fa fare questo Perna, che è una cosa incredibile. Il portiere non esce, ma noi giochiamo da 3 anni senza portiere, caro professore Salzano, sono 3 anni che giochiamo senza portiere, diciamoci la verità, e adesso basta. Qui ci stanno portando di nuovo in Serie C con questo allenatore e con quei giocatori che mettono in campo. Lai? Due hanno dominato l'Italia. Due. La Merlina e Silvio. Ciao. Eh già, cambiano i tempi, cambiano i nomi delle cose e delle persone, ma non la sostanza delle cose. Se prima c'era la Merlin che ci chiudeva le case, aprendo altre strade, ora c'è Sirchia, che ci chiude i pacchetti e sta per mettere al bando anche l'alcol. Di Bacco, tabacco e Venere non resterà che il malinconico ricordo. E la prossima sarà una generazione di virtuosi, o di repressi. Insomma, non possiamo più fumare, altrimenti ci fanno la multa. E io non me ne fotto né. E le restrizioni non finiscono mica qui. Pensate che nei bar di Giffoni Vallepiana è vietato fumare e far entrare i cani. E il nostro amico Gizmo, che ha sempre fatto colazione al bar, sta pensando al suicidio. Vita da cani, non c'è che dire. Non possono fumare nei ristoranti, non possono entrare nei bar, non possono fare la pipì e la pupù. E meno male che sono i nostri migliori amici.
Anche noi abbiamo degli amici, ma non siamo mai andati a chiuderli nel lager di Furt. C'è la pubblicità. Non vi muovete da dove siete. Cioccolato Novi, delizioso cioccolato gianduia e superbe nocciole del Piemonte. In te. Novi? Si riesce, scemo! Novi? No, riesce, scemo, in alta montagna. Eccoci qua, siamo sempre noi. Noi che non abbiamo mai capito la differenza che c'è tra la frazione umida e la frazione secca. Prima la chiamavamo solamente monnezza. Ora dobbiamo aggiornarci, fare domande sul ciclo dei rifiuti e sulla percentuale di raccolta differenziata. E ci chiediamo cosa cacchio sia il compost. E non riusciamo ad accontentarci di risposte vaghe, tipo questa. Nonostante i rifiuti. Intanto il CDR, il vecchio comitato di redazione che raccoglieva i secchi rifiuti del direttore e dell'editore, oggi raccoglie ogni tipo di rifiuto, anche umido. Il CDR si trova a Battipaglia ed è facilmente raggiungibile da Salerno. Basta imboccare la 3 e farsi quelle 3-4 ore di traffico. Oppure si può andare in bici, percorrendo la pista ciclabile, detta anche pista riciclabile. Ma adesso seguiteci, perché vogliamo fare chiarezza su queste tematiche legate alla ai rifiuti organici. Il mondo di... L'energia ha una fonte primaria che in molti non conoscono. Questa fonte è rappresentata dai rifiuti. Il ciclo dei rifiuti è lungo e assai complesso. Proviamo a ripercorrerlo scandendo passo dopo passo tutto il percorso che si snoda dalla produzione dei rifiuti alla produzione di energia. Prendiamo una carta gettata sulla strada. No, non questo. Un altro tipo di carta. No, no, non una carta da gioco, imbecille. Una cartaccia. Prendiamo questa carta e depositiamola nell'apposito cassonetto. Di lì a poco, salvo scioperi vari, passerà il camion della nettezza urbana che trasporterà tutti i rifiuti, tra cui la nostra cartaccia, in una discarica. Una volta riempita fino all'orlo, la discarica comincerà a liberare nell'aria un caratteristico odore di immondizia marcia, fino a quando la gente del circondario non insorgerà chiedendo con forza l'intervento del comune, della provincia e del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania. Alle promesse non mantenute da parte delle istituzioni seguirà la rabbia popolare, che sfocerà in energiche manifestazioni di protesta e quindi in energia. Ecco come una semplice carta gettata sulla strada può diventare energia. Ancora una pausa per la pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Ecco, queste sono quattro. Fatta la barba pure tu. La puoi arrivare pure tu a quattro. Uno più buono è nato. Quattro. Avete già cambiato canale? Se non l'avete ancora fatto, lo farete ora perché stiamo per parlare di politica. Qui abbiamo qualche certezza in più. Le prossime elezioni regionali le vincerà il centro. Perché, dovendo vincere uno tra il centro-destra e il centro-sinistra, il centro c'entra sempre. Che siamo due destini che si uniscono. Pippo, hai votato? Sì. Hai votato come ti ho detto io? Sì. Hai votato a sinistra? Sì. No, ma Cirillo è mio, io lo devo dire. Cirillo, non ho votato a sinistra. Ah, no? Ho votato a destra. E perché? Perché la cabina di sinistra era occupata. E mi sono trovato bene. Vota pure tu dalla cabina di destra. Pippo, tu hai appiccicato. Come hai capito? Dagli è che si... Polo! Polo? Sì, Polo! Mi stai sputando? Tu hai appiccicato. Sì. Tu hai appiccicato. Sì. Tu hai appiccicato. Sì. Vieni, vieni. Tu appiccicato, vai. Pippo.
E che so? I mutanti di Bertinotti. Piccolo? Dov'è Piccolo? Sì. Sì. Tu, si Ciro, che è venuto a fare il ponte soccorso? E mi stai appiccicando. E ci sono l'ospedale. Venga qua, venga qua. Sì. Dica 33. 33. Dica 33. 33. Si Ciro, dica 33. 33. Prova. Sì? Sì. E sali con... Si sente, si sente. Si sente? Ma io mi sento bene, quanto è? È solo 80 euro. Facciamo 33. 80. 33. 80. Facciamo 50. Va benissimo. Vabbè, se uscire la vedo in forma, eh? La vedo in forma e faccio come si diverta e si fuma una bella sigaretta. Dove va? A comprare le sigarette. Un pacchetto di sigarette, 50 euro. Se sapevo quei miei 50 euro, mandavo a giocare una bolletta. Manda, ove, insomma, come? Risultate fatte. Attualmente le sorti di Palazzo Santa Lucia sono nelle mani di una sola persona, il cosiddetto ago della bilancia. Signore e signori, giro Girardi. La destra e la sinistra vogliono capire, ma stai, con chi sta? La moglie, chiedo. Forse non mi sono spiegata, quello era Ciro Girardi. Non è facile la vita dei politici, sempre a che fare con l'obiettivo, a volte anche in modo ravvicinato, come è accaduto al cavaliere messo KO da un cavalletto. Ma l'europarlamentare Andria è andata decisamente peggio, perché un cavalletto pesa meno di un... Io credo che se qualcuno di voi... Faretto. Io credo che se qualcuno di voi... E se due indizi fanno una prova, allora siamo in presenza di una rivolta dei fotoreporter. O forse l'operatore voleva semplicemente far luce su una vicenda. Così come vogliamo far luce noi sulla strana storia dell'Aversana. Oggi parliamo dell'Aversana. La mozzarella? No, 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 no. Della strada? Sì, sì, sì. Data consegna lavori 9 dicembre 2002. Ultimazione lavori 500 giorni. Sarà aperta? Ma sarà vero che porta a battipaglia in 7 minuti? Ci proviamo? Andiamo. Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo. È qui. È qui che l'assessore provinciale Giampaolo Lambiase pose la prima pietra. Dov'è? Dov'è la pietra? Abbiamo la bottiglia? Dov'è la pietra? S'hanno fottuto. Calma, 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 non tiriamo pietre, tanto non ce ne sono qui. Allora, il problema qual è? Che ci sono stati degli intoppi per quanto riguarda l'esproprio dei terreni che servivano per l'attraversamento della Versana. E ce ne siamo accorti. Ed è un peccato, è veramente un peccato, anche se è un peccato ancora maggiore poggiare la prima pietra quando non c'è la strada, cioè quando non possiamo fare la strada senza fare gli espropri. Morale della favola: se chi è senza peccato scagli la prima pietra, chi ha qualche peccato, più di un peccato, non metta soltanto la prima pietra, ma anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta, per la Versana. C'è la pubblicità, a tra poco. Juventus, Milan, Inter, Roma, Sampdoria, Messina, Atalanta, Livorno. Il campionato più bello del mondo, vedrai anche il Lumezzane e il Giulianova. E poi la Libertà Salfaterna, il Gragnano, la Rocchese e la Rinascita Campagna. E se tuo figlio fa una partita nel cortile con gli amichetti, noi mandiamo in onda anche quella. E poi se giochi a tombola, a 3-7, alla PlayStation, noi manderemo in diretta anche quello. Chiamaci! Subito, telefona a questo numero. Solo sulla TV digitale terrestre. Il calcio in TV. Il calcio che buca il video. Il calcio che ci fa schifo. E non ci piace più. Che nostalgia delle partite di Coppa al mercoledì e di quella di campionato alla domenica. Senza parabole e schede appezzottate, senza decoder e con un solo abbonamento in tasca. Quello di Curva Sud. Chi le dice decisamente male? La seconda volta che... Ma abbiamo già parlato, è arrivato dopo lei. Ah sì, no. No. Dobbiamo rassegnarci all'idea. Il pallone diventerà cubico, a forma di televisore, con le partite commentate da Maria De Filippi e Costantino. Porca puttana! Siamo quasi alla fine della prima puntata. Ma nel rottamare cassette ne abbiamo trovate due che sono delle vere perle. Una stagionata e un'altra fresca di giornata. A Venezia, mentre Amalfi, padrone di casa, è giunta al traguardo in ultima posizione. Una gara senza storia, chiedo scusa, che ha visto i favoriti veneziani
arrendersi che hanno superato senza problemi anche le raffiche di vento che avevano ritardato la partenza. Contenti della piazza d'onore, i liguri che tornano a casa convinti di poter combattere la prossima regata. Calcio al 5, al centro sociale, telereporter giudica il secondo trofeo Social Ball. Lo superava prima di una possibile presenza di Polchi in tribuna autorità, cosa ci puoi dirci? CNP deve essere trasgressiva, sì, bisogna infrangere le regole, bisogna andare controcorrente, remare, lanciare dei messaggi duri, ma non tipo messaggi semplici come quelli di quest'anno con queste magliette, io de puta madre, de padre, madre puta, non so chi copri i casci, no, ma che so, siccome sono da Pivelli, noi lanciamo invece dei messaggi ancora più trasgressivi, più eccessivi. Il momento qua devo vedere una cosa. Il momento qua devo vedere una cosa. Guarda qua, va! Questi messaggi. Così, mi do da me. Tosta mio, sì. Questo non è niente, dovete vedere la sigla finale. Noi adesso ci lasciamo, se non ci oscurano, ci vediamo la prossima volta, ma la sigla finale è da vedere perché di arbitri cornuti ne abbiamo visti tantissimi, ma di arbitri così. È un spettacolo. Io mi passo un biglietto per vedere questi arbitri. Ciao. Un grande, troppo grande.